In Giappone si guarda con preoccupazione alle manovre previste per la centrale nucleare di Fukushima, che aveva subito i danni di uno tsunami. Il governo di Tokyo ha appena annunciato che giovedì inizierà lo scarico previsto nel Pacifico delle sue acque reflue. Sebbene trattate per contenerne la radioattività, queste acque sono ricche di trizio. Lo scarico verrà effettuato ad una velocità massima di 500.000 litri al giorno, ma ci sono più di 1,3 milioni di tonnellate in deposito.